nastro, ce li tieni insieme, insieme. Vai, vai, taglia, taglia. Al via il taglio del nastro dello spazio 1978. È stato inaugurato a Ponte Cagnano Faiano il nuovo stadio comunale intitolato 23 giugno 1978. Soddisfazione espressa dal sindaco Giuseppe Lanzara, la cui amministrazione molto si è spesa per raggiungere questo obiettivo. Presente anche il presidente della provincia Franco Alfieri, che vede lo sport come un diritto inalienabile per i giovani cittadini. Sono momenti sempre importanti per una comunità, dove soprattutto quando si tratta di opere che riguardano lo sport davvero vanno a migliorare la qualità della vita, si può esercitare il diritto, perché ecco, la pratica dello sport è un diritto in una comunità. Poi il calcio è un po' quello più gettonato, un bel manto erboso, un impianto davvero moderno, dignitoso, che consentirà di fare sport a tanti, di celebrare gare importanti, di ospitare anche eventi di un certo livello, che poi sono anche una leva per il turismo, perché fanno spostare le persone. Quindi complimenti al sindaco, complimenti all'amministrazione comunale, questi sono segnali di concretezza, di attenzione, di sensibilità verso un mondo, quello dello sport, che davvero ha bisogno di tanto, soprattutto nel mezzogiorno. Qui l'investimento che abbiamo fatto è di oltre 1,5 milioni di euro, perché abbiamo riqualificato l'intero manto erboso con un'erbetta sintetica di livello, di ultima generazione. Stiamo lavorando sulle gradinate, abbiamo anche già sistemato gli spogliatoi. Lo stadio comunale attendeva, la città di Ponte Cagnano Faiano attendeva da decenni uno stadio all'altezza e degno della città di Ponte Cagnano Faiano. Noi l'abbiamo realizzato, è una grande opera pubblica che parla di sport, che parla di aggregazione, che parla di futuro, di nuove generazioni, che parla anche della possibilità di fare eventi, di fare iniziative. Adesso toccherà alle società sportive, alle associazioni, che hanno fatto un lavoro enorme, straordinario in questi anni, poter gestire e utilizzare questo impianto sportivo, mettendo al centro appunto la qualità, il benessere, lo sport, il divertimento.